Sì, lo so, molti di voi si aspettavano la recensione del primo capitolo della saga di Creed e... Oh mamma, questa è una mia mancanza di cui mi scuso profondamente. Ma devo dirvi una cosa, per quanto io abbia visto la saga di Creed, e non intendo solo il primo, proprio ho visto 1, 2, 3, e il terzo l'ho anche visto al cinema, tra parentesi, tra l'altro devo dirvi, il terzo mi è piaciuto tantissimo, ma vabbè, sto divagando. Il punto è che mi sono ricordato di una cosa che io non avevo considerato e di cui mi ero completamente scordato. E cioè che purtroppo il primo Creed l'ho visto solo una volta. Oh mamma. Mamma. Ero convinto, vi giuro, non sto scherzando. Ero convinto di aver visto Creed, il primo dico, almeno 2 volte. Invece no, l'ho visto solo una volta. Avevo provato a guardarlo una seconda volta, ma non ero riuscito a finire di vederlo perché avevo avuto dei problemi tecnici. Per lì semplicemente lo stavo guardando su Prime Video, ma poi all'improvviso il dispositivo di Team Vision con cui guardo le cose in streaming aveva avuto un problema e quindi non sono riuscito a finire di guardare il film. E mi ero completamente dimenticato di questo incidente, per cui ero convinto che l'avevo visto 2 volte. Ma voi lo sapete, di solito sono uno che guardo... ciao, buonanotte. Vuol dire, perdonate l'apsus. Io sono uno che quando non ci si sconfì, di solito lo guardo almeno 2 volte. Mi è capitato di parlarvi di un film che magari ho visto solo una volta, ma erano casi rari, derivati principalmente da, che ne so, magari una percezione troppo negativa nei miei confronti, tipo quando vi ho parlato della Tomba delle Lucciole, che ero gestito subito perché era stata una visione troppo straziante e quindi non ce l'avevo fatta rivederlo. O magari per un film di Miyazaki, che sono film che hanno magari una narrativa complessa, ma che comunque riesci a percepire e capire anche già da una visione soltanto, perché sono film che riescono a catturarti subito e quindi sei così ammaliato da quello che guardi che riesci a capire cosa stai guardando. Però, visto che non parliamo di un film di questo genere, ho pensato fosse meglio rimandare qualche settimana. A quel punto ho pensato al film di cui potevo parlarvi. Avevo inizialmente deciso di puntare su Ben-Hur, che tra l'altro ho rivisto ieri mattina e che è uno dei miei film preferiti. Solo che ho pensato che non fosse una buona idea perché, ragazzi, siamo sinceri, quanti di voi hanno visto Ben-Hur? Immagino non molti. Guarda, non sto parlando del remake del 2019, quello non l'ho neanche visto, non lo voglio proprio vedere perché penso sia una delle opere più inutili della storia del cinema. No, sto parlando del capolavoro del 59, diretto da William Wyler, con protagonista Charlton Heston e vincitore di 11 Oscar. Ecco, se non l'avete visto, guardatelo perché è un capolavoro. Però, essendo un film relativamente vecchio e che comunque, pur essendo un capolavoro, oggi è poco conosciuto dalle masse, ho pensato di puntare su un film più conosciuto e mi sono ricordato che qualche settimana fa alcuni di voi mi avevano chiesto di parlarvi del Barbie Sniper. Ora ve lo dico subito, io del Barbie Sniper non parlerò perché non ho capito minimamente. Però ho visto i due film che ne fanno parte, ossia Oppenheimer e Barbie. E anche visto che siamo in periodo Oscar, perché siamo al 5 febbraio e gli Oscar sono il mese prossimo, ho pensato sarebbe stato carino parlarvi appunto di Oppenheimer e Barbie. Ovviamente partiamo da Oppenheimer perché è quello che ho visto più recentemente. Quindi, dopo questa lunghissima introduzione, cominciamo con il video della recensione di Oppenheimer. E quindi, ciao a tutti ragazzi, io sono Cristian Altellini e veramente benvenuto nel mio canale, il Giovane da Gonfino Rosso. Quest'oggi faremo una recensione di Oppenheimer. Film del 2023 diretto da Christopher Nolan e candidato a 13 premi Oscar. Tra l'altro, piccola parentesi, se nei commenti volete farmi sapere cosa ne pensate delle nomination agli Oscar di quest'anno, liberissimi, perché sono curioso di sapere cosa ne pensate. E con protagonista Cillian Murphy. Bene. Ho perso il filo. Ah sì, dicevo. Ma prima di cominciare una cosa importantissima. Qualora non aveste visto il film, non vi ho detto questo punto. Se invece l'avete visto, mettetevi i comodi. Buon divertimento, innanzitutto. Partiamo con la trama. Dunque, Oppenheimer racconta la storia di Robert Oppenheimer, questo fisico e scienziato realmente esistito, che nel corso della Seconda Guerra Mondiale fu ingaggiato dal governo degli Stati Uniti per dare origine al progetto Manhattan. In che cosa consiste il progetto Manhattan? Ve lo chiederete, ve lo dico subito. Cioè, io non sono un esperto di scienza e non so neanche spiegarvi bene il progetto Manhattan, diciamo che ve lo spiego in maniera sintetica. Per dirle 2 parole, riguarda il progetto della bomba atomica. E infatti il film esplora questo scienziato, la vita di questo scienziato e le sue vicende legate a questo esperimento e anche tutte le sue conseguenze. Bene, passata parte la trama, vado a illustrarvi la mia opinione. Dunque, cosa posso dire? Innanzitutto devo confessare che a me questo film mi è piaciuto tantissimo, la prima volta che l'ho visto. Ricordo che quando sono uscito dalla sala, perché sono uscito a vederlo al cinema, ero veramente meravigliato. Ma poi l'ho rivisto. E devo dire che la mia opinione è un po' cambiata. Avete presente quando, faccio per dire, avete presente quando magari guardate un film la prima volta? Vi convincete che sia un'opera incredibile, ma poi la riguardate e vi rendete conto che ci sono dei difetti che non avevate notato?
Ecco, è anche per questo che io spesso i film li guardo due volte prima di parlarvene, perché ci sono volte, molte volte, soprattutto io, a me, soprattutto a me è capitato molte volte, che alcuni dettagli del modo in cui una storia è strutturata, magari la trama o in generale, diciamo, alla prima visione magari possono non essere notati, e magari una seconda visione vi permette di capirli meglio. Ecco, con Oppenheimer è successo questo. Chiariamoci, Oppenheimer è indubbiamente un'opera di valore, però indubbiamente i suoi difetti. Ma andiamo con ordine. Cercano di spaventare cosa ho capito e che cosa no. Una cosa che indubbiamente è incriticabile, e nel senso positivo del termine, dico, una cosa su cui proprio non si può dire niente di negativo, è il reparto tecnico. So che ci sono state alcune controversie legate alla bomba atomica, perché so che c'è un sacco di gente che si aspettava una scena mega mastodontica con la CGI, bla bla bla, di qui di là, tutte le classiche cazzate, scusate il linguaggio, legate all'esplosione della bomba atomica. Ma in realtà io sono contento che la scena della bomba atomica sia stata ridotta a una parte legata esclusivamente alla percezione dei personaggi e non a una scena di mega esplosione e basta. Sono sinceramente convinto che mostrarci l'esplosione della bomba atomica in maniera così esplicita avrebbe solo indebolito il film. Bravo Nolan che ci è arrivato. Però, vogliamo parlare del resto? La CGI, per quel poco che c'è, è fantastica. La fotografia è incredibile, le scenografie, il montaggio, poi il sonoro. Madonna! Oh, e vogliamo parlare della colonna sonora? Dio mio, la colonna sonora, devo dirlo, mi ha conquistato, mi è proprio rimasta qua. Una delle più belle che abbia mai ascoltato, sinceramente. È veramente. Guarda, a livello tecnico, questo film è una meraviglia. E bisogna dirlo, anche le interpretazioni del cast sono una meraviglia. Devo essere sincero, quella che più mi ha sorpreso, per alcuni sarà un'epifania, è quella di Cillian Murphy. Non nel senso che avevo dei dubbi sull'attore, è che devo confessarvelo, Cillian Murphy è un attore che io seguo pochissimo. Infatti io di Cillian Murphy ho visto solo i film di Christopher Nolan. Vi giuro, non sto scherzando, eh. Ah, e avevo visto anche un film irlandese qualche anno fa, ma non mi ricordo il titolo adesso. Insomma, è un attore che seguo poco. Quindi non avevo grandi aspettative su di lui, ma neanche troppe delusioni. Io non sono un tipo che giudica male un attore solo perché lo segue poco, per carità, non mi permetterei mai. Io so perfettamente che magari un attore può anche fare, che ne so, 30 film orrendi e poi te ne capita uno in cui lo fa straordinariamente. Può succedere, per carità, può capitare. Quindi no, non è che io avessi dei pareri negativi. È che non mi aspettavo che sapesse essere così grande, perché avendo visto poco di lui, per me è stata una sorpresa. Eppure è stato magnifico. L'interpretazione di Oppenheimer è stata memorabile. Ha saputo assimilare magnificamente il personaggio. Cioè, era lui. Era proprio Oppenheimer. Devo dirvelo, io del personaggio vero so pochissimo, cioè praticamente è solo quello che ho visto nel film. Però devo essere onesto, è riuscito proprio a trasmettere tutta la potenza, la complessità, la magnificenza, in alcuni aspetti caratteriali ovviamente, di questo personaggio così complesso e affascinante. Anche nelle parti che magari sono più stupide o banali, è riuscito comunque a reggere magnificamente questo grandissimo personaggio. Ah, e non dimentichiamoci gli altri, in particolare Robert Downey Jr. Ecco, su Robert Downey Jr. non avevo troppi dubbi. L'ho visto anche in altri film, non parlo solo della Marvel. So che oggi Robert Downey Jr. è ricordato soltanto per i suoi film. Ciao, buonanotte. Volevo dire, per i suoi ruoli nei film della Marvel, ovviamente per il suo ruolo di Iron Man nell'MCU. Ovviamente è il ruolo che l'ha reso, diciamo, più conosciuto a livello, diciamo, di pubblico, quindi ovviamente tanti lo ricordano per quello. Ma io, se devo essere onesto, prima di vedere Oppenheimer, il film per cui l'ho amato maggiormente, lo sapete qual è? È Chaplin, il film in cui interpretava appunto Charlie Chaplin. Ah, scusate, Charlotte, il titolo è Charlotte, in cui interpretava appunto il ruolo di Charlie Chaplin. Ecco, per me lì è stato meraviglioso e ancora oggi non mi capacito che non ci ha vinto l'Oscar, ma quello è un altro discorso. Però in questo film Robert Downey Jr. è riuscito ad assimilare anche lui magnificamente il suo personaggio, rendendolo un villain, perché in effetti il suo ruolo è quello del villain, affascinante, ma anche complesso. È un personaggio con molte sfaccettature. In alcuni momenti non sembra che si capisca molto la sua indole, in altri invece si capisce di più. È un personaggio difficile da inquadrare e Robert Downey Jr. ha saputo assaporarne al meglio tutta l'essenza. Veramente ha fatto un lavoro incredibile nell'interpretazione. Ah, e non dimentichiamoci l'altro grandissimo pezzo del film, ossia la regia. Nolan ha saputo dirigere al meglio questo grande film, veramente. Non che avessi dei dubbi anche su di lui, io ho visto tutti gli altri film di Nolan, letteralmente non me ne sono perso manco uno, quindi sapevo che comunque avrebbe fatto un buon lavoro. Però devo dire che qui mi ha sorpreso. Per quanto per me il film migliore di Nolan rimanga Il Cavaliere Oscuro, ma per una questione puramente di affetto, vi assicuro,
Penso che a livello registico il suo livello più alto sia stato proprio con Oppenheimer. Sì, la regia è stata veramente eccezionale. Ecco, e a questo punto bisogna dire, arriviamo alle parti dolenti, perché purtroppo questo film i difetti ce li ha. Ecco, prima di tutto, indubbiamente le parti femminili. Tra l'altro ve lo devo dire, ma Emily Blunt, ma come cacchio ha fatto ad arrivare agli Oscar? Ma perché io sinceramente non lo capisco. Io non ho niente contro l'attrice, per carità, eh. Non è che sto dicendo che mi fa schifo lei automaticamente solo perché mi fa schifo non la voglio agli Oscar. Per carità, non mi permetterei mai. Solo che, per quanto sia un'attrice che comunque stimo, perché l'ho vista in altri ruoli, come attrice è brava. Un ruolo che mi è rimasto un po' impresso, diciamo, suo, è quello di Mary Poppins nel ritorno di Mary Poppins. Film che, come sapete, è poco amato dal pubblico, ma a me è piaciuto. E devo dire, la sua interpretazione era anche molto buona. Poi vabbè, l'ho vista anche in altri film, per carità. Però, per quanto in generale io abbia sempre saputo trovare apprezzamento nei suoi confronti, questo film, non so, l'ho trovata completamente fuori luogo, scoordinata, ma anche il suo personaggio di... Sapete che neanche mi ricordo come cacchio si chiama, devo dire, non me lo ricordo proprio. Cioè, un personaggio così... non lo so, proprio non l'hanno saputo gestire. Ammetto che alcune parti erano anche buone, e devo dirlo, l'alchimia con Cillian Murphy era molto buona. Ok, questo glielo concedo. Però proprio a livello di scrittura del personaggio, interpretazione, insomma, niente di speciale. Come anche il personaggio di... come si chiama? Vabbè, adesso mi viene in mente, però ricordo che c'era un altro personaggio femminile. Sapete, l'amante di Oppenheimer, ecco lei. L'attrice a me piace tantissimo. Sinceramente, in questo momento purtroppo mi sfugge il nome, però è un'attrice che a me piace tanto. Però in questo film l'ho trovata troppo, troppo rigida. E il suo personaggio completamente fuori luogo. Capisco che dovesse apparire, perché è un personaggio che, mi sono anche informato in proposito, aveva una sua influenza nell'universo, diciamo, psicologico di Oppenheimer. Quindi posso capire inserirla. Però, ammettiamolo, la maggior parte delle scene in cui è inserita, narrativamente non servono a niente. Sembra quasi che l'abbiano messa solo perché dovevano farlo. Alla fine non è che avesse tutto questo gran sviluppo. E l'interpretazione dell'attrice, che comunque io adoro perché comunque l'ho vista in altri ruoli e ha saputo dimostrare di essere un'attrice di talento, qui, non lo so, l'ho trovata troppo fredda, troppo rigida, veramente completamente fuori luogo. E ovviamente abbiamo la sceneggiatura. E devo dirlo, è lì che il film davvero perde, perché siamo sinceri, per quanto la storia possa contarsi una struttura, diciamo, a livello di base, molto solida, un ritmo che tra l'altro funziona bene ed è ben strutturato, e ringraziamo il cielo perché fin 2 a 3 ore, fosse stato troppo lento sarebbe stata una mazzata, ma no, fortunatamente sul ritmo sono stati bravi, hanno saputo sostenerlo bene, è proprio sul contenuto che non quadra, perché per quanto gli eventi storici sono portati in scena anche molto bene, alcune parti della storia o esplorano poco o esplorano male, cioè anche il personaggio stesso di Oppenheimer. Questa sua malinconia funziona perché è bravo Cillian Murphy come attore, riesce a sostenerla bene, ma a livello narrativo, che cos'è? Solo lui che per un'ora sta lì a lagnarsi. Cioè, se fosse stata una cosa collegata magari alla prima parte del film e l'avessero poi portata per svilupparsi un po' meglio, allora ok. Però, da come l'hanno sviluppata, sembrava quasi che l'avessero messa perché dovevano. Non hanno saputo valorizzarla bene, ed è un peccato. Perché per quanto a livello di sceneggiatura il film purtroppo sia relativamente debole, tutto il resto funziona a meraviglia. Sì, la parte legata alle donne purtroppo no, perché la maggior parte delle attrici femminili nel film non è che siano state tutto questo granché e la scrittura neanche tutto questo straordinario lavoro hanno fatto. Però le interpretazioni maschili sono tutte riuscitissime. Il reparto tecnico è meraviglioso e la regia è strepitosa. Diciamo che Oppenheimer è un film che riesce sotto alcuni aspetti. È indubbiamente un film di valore, perché, ammettiamolo, ha saputo un po' ridare vita al cinema grazie al suo straordinario incasso, riportando anche la gente a vedere film anche un po' più impegnati, e questo è indubbiamente positivo per la settima arte, su questo non c'è dubbio. Va riconosciuto il suo valore su questo fronte, questo è innegabile. E interpretazioni, regia e reparto tecnico sono indubbiamente qualcosa di meraviglioso e che va lodato. Però l'eccessiva debolezza narrativa purtroppo rovina l'insieme. Ed è veramente un peccato, perché se si fosse fatto più attenzione sulla scrittura, ne poteva uscire un signor capolavoro. Peccato veramente. Non tra i film più riusciti di Nolan, però relativamente un film di ottima fattura che funziona sotto alcuni aspetti e molto meno su altri. E insomma, a questo punto non penso di aver altro aggiungere se non la mia votazione numerica. In un voto da 10 do convintissimo 7,5.
Ma a questo punto, come sempre, tocca a voi. Voi cosa ne pensate di Oppenheimer? Siete d'accordo con me sulla parte legata alla sceneggiatura? Pensate che si potesse fare più attenzione? O magari siete per quelli che l'hanno elogiato proprio per la sceneggiatura? E tra parentesi, che cosa ne pensate dell'interpretazione del cast? Siete convinti come me che la parte maschile sia stata gestita bene e tutti gli attori maschili abbiano fatto un lavoro eccellente, mentre le donne purtroppo non hanno saputo valorizzarsi adeguatamente? Oppure avete opinioni diverse? Come sempre, io vi aspetto nei commenti. Bene. Per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e come sempre, se c'è che... mi stavo capinando, scusatemi, volevo dire, se c'è che vi chiede che cesisca, fatemi sapere nei commenti. Ah, come sempre troverete nei commenti i link per il mio libro. Ci vediamo prossimamente, arrivederci.